Allora, do il benvenuto al nostro ospite Ferdinando Ametrano, docente dell'Università Bicocca. Professore, ben ritrovato, buonasera. Buonasera. Allora, abbiamo sentito queste ultime notizie sul Bitcoin, un Bitcoin che ha trovato, mi sembra, insomma, questo un po' un dato interessante, anche negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, anzi, una certa stabilità. È diminuita un po' la volatilità, si è stabilizzato intorno adesso ai 65.000, dollari. Continuano ad esserci notizie, buone o meno buone. Il Bitcoin, mi sembra, ecco, ma lo chiedo a lei, professore, anche soprattutto dopo la notizia dell'ETF sui future, che abbia trovato, diciamo, una sua dimensione e anche una sua maggiore stabilità nei prezzi. Ma ci sono fenomeni strutturali che danno forza a Bitcoin. Se torniamo indietro di qualche settimana o di qualche mese, c'è stato il ban, la proibizione su tutte le criptoattività in Cina e questo non ha influenzato in alcun modo i prezzi, il che dimostra un Bitcoin molto più maturo e fuga tutti i vari dubbi che c'erano sulla dipendenza dalla Cina. Secondariamente, immediatamente dopo le proibizioni cinesi, sia Powell che Gensler negli Stati Uniti hanno chiarito che non c'è alcuna intenzione invece di proibire Bitcoin negli Stati Uniti. E questo rafforza l'idea di un mercato americano che apre decisamente a Bitcoin e crypto asset, si veda appunto la notizia poi di qualche settimana fa del lancio dell'ETF sul futures Bitcoin. È un po' il culmine di un processo iniziato esattamente un anno fa, in cui tutta la finanza americana, l'investment banking, l'asset management, ma anche le società che si occupano di clientela retail come PayPal, hanno aperto sostanzialmente la possibilità per gli investitori di acquistare Bitcoin e criptovalute. Il quarto fattore estremamente significativo è questa ripresa dell'inflazione, già fortissima negli Stati Uniti e comunque rampante anche in Europa, innescata dal quantitative easing dei piani di sostegno all'economia per il Covid, ed è chiaro che in scenari inflattivi un bene deflattivo come Bitcoin diventa in qualche maniera una garanzia contro l'inflazione. Sono fenomeni strutturali, non sono passeggeri, non riguardano una singola giornata di trading, quindi lasciano immaginare ancora dei fondamentali molto solidi per una crescita di Bitcoin e delle altre criptovalute. Inoltre, una notizia che arriva sempre dagli Stati Uniti è quella che riguarda il nuovo sindaco di New York, Adams, che ha annunciato prenderà i primi tre stipendi in Bitcoin. Una notizia importante anche perché parliamo di una figura democratica, quindi democratica nel senso ovviamente del Partito Democratico e quindi insomma, lontano da quelli che potrebbero essere alcuni sponsor diciamo, politici anche diciamo, un po' estremisti no? Sulle criptovalute. Ametrano, le volevo chiedere dell'altra storia di cui si sta discutendo molto a Wall Street che riguarda invece Tesla. Dopo la notizia di Elon Musk, questo sondaggio su Twitter, rivendere il 10% della sua quota. Secondo lei è una storia che riguarda soltanto Tesla, che riguarda soltanto Elon Musk, o può innervosire anche un pochino il settore? Allora, le boutade di Elon Musk hanno lanciato Bitcoin tra le stelle per poi rimandarlo tra le stalle, quindi nel mondo Bitcoin hanno già fatto innervosire abbastanza. Sicuramente, l'imprenditore americano ha uno stile comunicativo che è poco attento e che si presta a delle interpretazioni anche malevole in termini di manipolazione del mercato. Fa parte purtroppo di quel rumore di fondo che c'è, e c'è soprattutto in mercati molto innovativi e quindi per certi aspetti forse un po' immaturi, in cui i fondamentali non sono ancora stati acquisiti. La stessa notizia del sindaco di New York, da un lato sfiora l'aneddotica e dall'altro in realtà dice di una competizione tra New York piuttosto che Miami, piuttosto che di altre città americane, ad accreditarsi come la culla o come un ambito molto ricettivo dell'industria Bitcoin e dell'industria innovativa. Quindi al solito si intrecciano notizie aneddotiche o a dir poco folcloristiche con temi sostanziali che
di posizionamento sul mercato. Ricordiamo la notizia, quella di Musk, è un'uscita, possiamo dire, anche un po' provocatoria nel suo stile, nel suo linguaggio. Si sta parlando molto di misure, diciamo, più eque per tassare azioni, capitali finanziari negli Stati Uniti, e quindi ha lanciato questo sondaggio. E di nuovo, questo tema è rilevantissimo anche per i Bitcoin, perché una delle ipotesi l'ipotesi di tassare i capital gain teorici non realizzati riguarda evidentemente anche i grandi patrimoni Bitcoin, che però scapperebbero a gambe levate dagli Stati Uniti se questo fosse il caso. Quindi io ritengo questi scenari piuttosto implausibili. Quello che invece si vede è un'Europa che sta recuperando il terreno. Insomma, quando mi tolgo il cappello accademico e metto quello di imprenditore di Chexig, una società che si occupa di servizi Bitcoin, per esempio, noi vediamo anche la tesoreria di aziende italiane che iniziano a investire parte della loro liquidità in Bitcoin. Certo, non fanno rumore come quando lo fa Tesla o MicroStrategy, ma dice di un movimento che incomincia a prendere anche l'Europa. Professore, grazie per essere stato con noi, buona serata, buon lavoro, alla prossima.